paura fa parte del gioco, la paura fa parte di ognuno di noi. Lì sappiamo di entrare con le nostre gambe, ma non sappiamo se usciamo con le nostre gambe. Diventati maturi, ma a quanto pare ancora non lo siamo. Oggi un c'è scusanti e si ragiona col cervello. Quest'altri le già giorni e stanno giocando questa partita. Ricordatevelo, andiamo in campo, non si è chiuso il discorso della partita dell'edizione passata, andiamo a chiuderla. Quest'anno non ci deve essere scusante, siamo diventati maturi, andiamo con l'atteggiamento giusto e non perdiamo questa partita perché non c'è da essere storia. Busto, è la sfida dell'uomo, è la sfida contro la paura, l'anca. Contro il dolore, contro la paura di fallire. Ma come nella vita la paura è il motore, è quello che ci fa fare delle cose, ti genera una sensazione di piacere, perché quando hai paura si genera dell'endorfina, tutti i sensi importanti sono amplificati e quelli meno importanti sono azzerati. Quindi la sensazione di piacere soprattutto è la padronanza del tuo corpo. Hai l'impressione di volare. È un momento che va fuori dallo spazio e dal tempo. Non è assolutamente sport, è amicizia, è combattimento, è lotta, è sentimento, sono tante cose. È qualcosa che va oltre la realtà normale, il 2013, i tempi moderni, l'Italia, gli Stati Uniti, l'Europa, tutto il resto. La rivalità è un discorso strano, il calcio storico sono 3 giorni l'anno, per come lo vivo io lo vivo 3 giorni l'anno. Amici, non amici, porto rispetto nel limite dell'etica, della morale, dell'essere un essere umano. Poi quello che succede in piazza è piazza, fine, stop. E la dignità, loro ce l'hanno levata! Ce l'hanno levata l'altro anno! Io non ho bisogno di vedere queste foto perché c'ha tutto già programmato dentro. Però ve le faccio vedere. Riguardiamole tutti assieme. Sono come delle radiografie di arti rotti. Che ora ci siamo ricostruiti, no? Ci siamo come incensati, ora siamo guariti, no? Guardiamoli! Guardiamoli tutti queste radiografie! Delle nostre fratture che sono guarite. Una cosa, professionalità, bisogna essere cinici in questo gioco. Cinici com'è la vita. Nella vita è sempre stato lui quando ero piccolo a difendere me. Ora penso che lo difenderò io. Tutti mi dicono il Biagi, mio fratello, i Santi, Marcello, tutte le persone mi dicono quello che hanno sentito loro, che comunque non è facile, perché comunque c'è. Vediamo un po' quello che succede. È un'incognita anche per me. Avrò sempre un occhio rivolto verso di lui. Il primo anno per lui sarà un po' dura e di sicuro sarò sempre attento a quello che farà. Ecco. Ricordi brutti, come ti ho detto, purtroppo non li ho vissuti insieme in campo con i miei compagni, l'ho vissuto da fuori e ancora una ferita aperta che è stato il torneo dell'anno scorso. Che forse la cosa più brutta non è stato perdere 4-0, sino vedere i miei compagni che li stavano umiliando in campo, li stavano picchiando al di fuori della normalità. Quello mi ha fatto veramente, veramente male. Un vero calciante si sente tale dopo 7-8 anni. Un vero calciante non è il primo anno, nemmeno il secondo. È dopo tanti anni che si sente calciante. Sì.
Mai, mia madre non ha mai visto una partita, mio padre mai, mia moglie mai, mia figlia mai. Io non voglio neanche che vengano a vedermi durante la sfilata. Io sapessi che se mia madre si sente male in tribuna, io muoio in campo, non voglio che vengano. Mi viene la pelle d'oca, io preservo molto la mia famiglia. Non voglio mai, la prima cosa, quando ho finito di giocare, immediatamente prendo il cellulare e telefono subito a mia madre. È andato tutto bene, è andato tutto male. Non ti preoccupare che sto bene. Tutti i miei compagni mi dicevano stai attento con i primi 10 minuti, perché sono terribili i primi 10 minuti. Se te pensi, arrivi secondo. Ci vuole istinto. Istinto di sopravvivenza. Cioè, pam, pam. Io gioco per la squadra, ma gioco da solo. Io la palla non la voglio, non mi interessa. Sì, le devi spaccare la testa a uno, un cazzotto. Te se la spacchi, perché sennò te la spacca lui a te. In questa situazione qua, quando la palla è in aria, io non la guardo. Chi è il mio avversario l'ho già guardato e probabilmente l'ho già preso.